Salve a tutti ragazzi, benvenuti su questa nuova serie di FIFA 17. Io sono PureGamer02. Allora, oggi cominceremo subito una nuova carriera su FIFA 17. Dopo tante squadre che io ho visto, ho deciso di scegliere l'Avellino, una squadra di serie B che faremo crescere e faremo entrare nella storia. Cominciamo subito. Allora, come nome ci mettiamo proprio PureGamer. Farò giusto una cosa generica, cioè non ho vedo particolari dell'area che dobbiamo Italia. Allora scegliamo questo con il completo, poi facciamo con difficoltà campione, 5 minuti euro stadio, dato che io sono della città di questa squadra metterò proprio il nome, cioè stadio partenza. Ora cominceremo, che ora che caricherà la stagione cominceremo subito con il mercato, dovrei acquistare tutti i giorni e cominciamo subito, cioè vorrei acquistare molti giovani, ad esempio che ne so, La Font, Van Bergen, un talento olandese, mi sembra di 17 anni, poi Oxford, cioè che è un difensore giovanissimo troppo forte, e un centrocampista difensivo del Manchester United. Ora qua c'è un foglietto dove ce li ho segnati questi nomi e proverò ad acquistarne alcuni. Non avevo molti soldi, per questo dobbiamo fare molte trattative. Ora sta caricando, cioè ho deciso di aprire questo canale YouTube perché c'è passione. Io prima non ci arrivo, però ci vengo un po' con YouTube e non potevo più caricare i video. Io principalmente volevo portare FIFA con questa carriera che dura penso minimo 3 stagioni. Poi GTA con gare stunt, parkour, LTS, è una serie che non voglio spoilerare. E poi forse, se lo chiedete nei commenti, Minecraft. Aspettiamo il caricamento. Sarà difficile. L'obiettivo è che mi hanno prefissato, cioè arrivare entro 3 stagioni almeno in Europa League, almeno con una squadra di tutti i giorni, cioè questa serie la farò concludere o quando avrò vinto il campionato o la Champions League, non lo so ancora. Cominciamo subito. Invitiamo, facciamo gli inviti. Con questa coppa vorrei simularla tutto fino tipo o alla semifinale o alla finale. Che poi la gioco. Allora, vediamo subito la rosa della squadra. Il modulo che vorrei creare con questa squadra è un 4-3-3, no, un 4-3-2-1. Castaldo, De Magni, Belloni, Verde, alla destra Verde, Gonzalez, Adore. Per una serie B è un'ottima squadra. Mettiamo Cavazzi in campo e andiamo subito agli acquisti. Io vorrei acquistare subito un'ala sinistra o un'ala destra, così a metterla al fianco di Ardemagno. Cerchiamo subito Van Bergen. Eccolo, 16 anni. Attenzione, vediamo, aggiungiamo e chiediamo informazioni. Poi troviamo anche
la chica, sempre olandese. 20 anni. No, no, scusate, non è olandese, però gioco in Olanda. Poi vorrei chiedere anche informazioni per Oxford. 17 anni. Però nella prima stagione stai in prestito. E poi per un altro difensore, ad esempio, cioè non è difensore questo, del terzino, Holgate, 19 anni. Poi vorrei anche chiedere per un altro difensore, Doucouré. Vediamo. E poi per ultimo un portiere, La Fonte, che tutti conoscono perché è uno dei più promettenti al mondo. Per ora va bene così, andiamo subito avanti, vediamo ora le mie. Allora, 1.200.000, 7 milioni, lui Oxford sta in prestito, 15 milioni per La Fonte. Questi sono gli obiettivi, va bene. Allora, per Van Bergen, subito un'offerta minima, 400.000. Poi, per La Chica no, per La Fonte potremmo provare con una squadra, ma non penso. Una volta che ci abbiamo questo 50.000, no, perché La Fonte non si può fare niente e il portiere penso che lo rimaniamo così. E per Doucouré ancora ci vediamo lì. Ah, mi sono dimenticato di trovare un centro da questa, andiamo subito. Gioca nel Manchester United giovanili, eccolo, Osumensa, che è una promessa proprio, è una bestia, questo è una bestia. Con Holgate 2.500.000, però noi ne offriamo 1.3, 20.000 di stipendio, dobbiamo fare anche qualche successione. Ah, si è unito la squadra di recente, perché se no va bene, pensiamo, vai, simuliamo la partita. Due a 1, Verde e Asma. Speriamo che arrivino delle richieste. Si è unito di recente. Però potremmo provare con il prestito. Prestito un anno. Ah, non abbiamo molto più fondi. Allora no, devo fare una processione. Allora ho pensato di comprare un attacco al posto di Castanco. No, vedo. Dembélé, però no, quello del Bayern, del Borussia Dortmund. Vamos a Dembélé. Eccolo. Contattiamo. Ah, ora è arrivato, tutti ora sono arrivati. Ah, eccolo. Ora mi sono ricordato di un attaccante che è attentissimo. Se lo trovo, Abram si chiama.
Tammy Abraham. Eccolo. Chiudiamo e proviamo ad acquistare. Lui è giovane, proviamo per Castaldo, che ha 34 anni. Ci dobbiamo provare. Andiamo avanti. Speriamo che riusciamo a fare qualche acquisto, sennò come faremo? Niente ancora. Eccole, sono arrivate delle mail. Offerta dopo basso, offerta rifiutata. Abbiamo 6 milioni. Lui è arrivato. Aumentiamo l'offerta per i bumper. 700.000. Lui, Van Bergen, crescerà tantissimo. L'Everton, offerta dopo basso per Orbit. Aumentiamo ad 1,7. Avanziamo. Cioè, vorrei acquistare dei giocatori come Tenti, così almeno se, cioè, se saremo della Serie B e della Serie A possiamo competere almeno per la salvezza della prima stagione. 2-2 è finita questa. Sta diventando tosta questo campionato. Allora, voglio un altro 5 milioni, però io ne do solo 2 per Haga. Proseguiamo. Allora, tutto offerto troppo basse. Allora, per questo, per aumentiamo a 900.000 per Van Bergen, 64. Cresce tantissimo. Vabbè. Holgate 2 milioni, è un 67, giovanissimo. Poi, questo è quello che si dice per le nazionali. Per Doucouré è un 2,62, noi non possiamo acquistarlo perché ora è arrivato. Siamo proprio per gennaio, se ci rimangono qualche fondo. Altri 5 milioni. Allora proviamo con, vediamo, 4. Cioè, Abraham è un bravo giocatore, cioè è giovanissimo. Allora siamo arrivati, cioè anche se perdiamo questa partita siamo passati ai turni successivi. Poi noi vinciamo 2-0 con Abdemagni e Dimistit. Non so come si chiama. Poi i resoconti e il premio torneo, cioè 800.000. Bene. Vediamo se ci arriva qualcosa. Lo so che c'è ancora. Allora, l'Everton accetta. Allora, 20.000, devo cambiare. Allora, voglio mandare l'offerta per un milione. E poi devo cambiare i fondi perché non posso mandare il contratto a Holdy. Allora, ufficio, finanze. Facciamo 50.000. Holgit. Allora facciamo 20.000, 4 anni chiaro. Sarà un terzino, troppo. Lui può fare anche il difensore centrale Holgit, perché cioè è altissimo e ha un buon fisico. Può fare anche il difensore. Accettano per Tammy Abraham, 25.000, 4 anni chiave. Anche nel Bristol è chiave, perché il Bristol è una squadra di Serie B inglese. Simuliamola. Vediamo con il suo show. Abbiamo perso, vabbè, non fa niente.
Allora, un altro migliore, cioè non fa niente che siamo andati, cioè non siamo andati molto bene nella coppa per campionato, Orghetti non accetta, 30.000, 8 anni, chiaro. Vediamo se accetta. Qua vogliono per forza 1 e 2, però io non mollo e do 1 e 100. Non prende neanche molto questo vento. No, 30.000, 4 anni, chiaro. Allora, concluderò questo video quando avrò acquistato un giocatore e nel prossimo finiremo penso il mercato. Holgate accetta subito, ragazzi, primo acquisto di questa stagione, Massimo Holgate. Poi anche il Vitesse accetta, facciamo 2.000, 4 anni chiave, andiamo subito con Hamburger. Va bene, va bene. Cominciamo subito alla grande questa stagione. Abbiamo rifiuto ancora. Non so come fare, mettiamo 33. No, non posso. 30 neanche. Allora 25. Scusa, 25. Mettiamo un bonus del 100%. Dai Abram, dai, che deve essere la mia punta di diamante. Nel prossimo episodio proveremo ad acquistare qualche centrocampista, perché non ne abbiamo proprio. Va bene che neanche accetta. Va bene così, va bene così per ora. Per ora va bene così. Allora gente, io vi saluto per questo episodio. Ci vedremo al prossimo.